Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi ragazzi benvenuti in questo speciale 60 iscritti, siamo su Lego Jurassic World. Ok ragazzi, sono veramente contento di potervi portare un titolo del genere per lo speciale iscritti ragazzi. Veramente non vedevo l'ora che uscisse e non vedo l'ora di andare a vedere al cinema il film. Sono 14 anni ragazzi che aspetto il quarto film legato alla saga di Jurassic Park. Ho visto il primo nel 93, è stata veramente un'emozione. Vi dico subito che questa sarà una serie sicura sul canale, perché veramente sono tantissimo affezionato a questa saga e a tutti i personaggi che la compongono. Ma direi di non perdere altro tempo ragazzi. Ultima, solo una cosa velocissima riguardante Splatoon. Ragazzi, per chi volesse giocare con me, stasera sarò online dalle 21.30 alle 22.30. Quindi se mi vedete online, mandatemi pure un messaggio per giocare una partita insieme sul gioco. Ok ragazzi, iniziamo subito questo speciale. Sentite la musica. Non mi interessa se mi danno il copyright ragazzi, ma è fantastica. Veramente ho tantissimi ricordi legati a questa saga e non potevo non portarvi questo titolo, che esce ufficialmente oggi, 11 giugno 2015. Quindi ragazzi, se ve lo siete persi, andate pure a comprarlo ragazzi. Questo sarà un gioco secondo me fantastico. Quindi iniziamo subito e non perdiamo altro tempo. Ok, sentite la musica ragazzi, sentite la musica di John Williams, quella composta nel 1993 per Jurassic Park. Qui adesso siamo dentro al parco Jurassic World. Non vedo l'ora ragazzi, come vi dicevo prima, di andare a vedere il film, che esce ufficialmente in Italia oggi, in tutto il mondo da domani. Iniziamo subito una nuova partita. Nuovo salvataggio. Perfetto, sta caricando. Questo gioco praticamente comprende tutti e quattro i film della saga, incluso l'ultimo che sta per uscire, anzi esce praticamente oggi. Ok, eccoci qua su Jurassic Park ragazzi. Questo qui è il primo film. Perfetto. Ehi là, attenzione, c'è un maialino. Ok, cosa sta succedendo? Ok, il guardacaccia Muldoon. Ah ok, sta arrivando il dinosauro. Ricordatevi che comunque essendo un gioco della Lego è stato tutto rivisto, soprattutto le scene magari più crude e violente sono state riviste per renderle un po' più, diciamo, retroscariche a massima divertenti potenza. Che figata il doppiaggio in italiano. Anche se comunque fosse stato in inglese per me non c'era problema. Allora, vedo che però non ci sono i sottotitoli. Questa qui è la scena del trasferimento del Raptor. Per chi avesse visto il primo film, ragazzi, se non avete visto, andatevelo veramente a vedere, perché racconta l'inizio di una leggenda, la leggenda della saga di Jurassic Park. Allora, vado un attimo a vedere nelle impostazioni di gioco, perché voglio mettervi i sottotitoli, che infatti non ci sono. Luminosità, magari alziamola un pochettino, perché non vorrei che poi YouTube scurisse il video. Perfetto. Ok, allora iniziamo subito. Siamo Robert Muldoon. Ok, abbiamo il fucile a disposizione. Come sempre in tutti i giochi Lego, praticamente bisogna distruggere e ricomporre magari alcune parti. Caspita, ci fa sto DNA qua. Boh, non riesco a capire. Allora, facciamo un giro veloce. Ok, naturalmente distruggiamo tutto. Questo sì che è un buon caffè. Compensa quasi i pericoli e l'umidità. E cosa li compenserebbe? Ok, con il fucile praticamente è facilissimo distruggere. Adesso cercherò di magari esplorare un po', ma anche di non star lì a esplorare troppo, perché magari potrebbe annoiarvi la cosa. Ditemi voi ragazzi, per me è uguale. Ok, abbiamo quasi distrutto. C'è anche questo, perfetto. Più che altro volevo raccogliere questi pezzettini di Lego per riempire la barra che c'è sopra, ragazzi. Ok, qui c'è ancora qualcosa da distruggere, perfetto. C'è un sasso qua, ok, distrutto. Che temperatura insopportabile. C'è anche questo. Che Hammond abbia incluso dei ghiaccioli nel contratto di assunzione.
I ghiaccioli nel contratto di assunzione. Spettacolo. No, ma ve lo immaginate, ragazzi, uno che va a firmare un contratto e dice: no, però non lo firmo se non mi date anche i ghiaccioli. Pazzesco. Ok, andiamo pure ad attivare il generatore, ragazzi. Perfetto, ci chiede il tasto triangolo. Ah, dobbiamo utilizzare l'addetto, perfetto. Ok, vediamo se si attiva. Ok, dovevo tenere premuto. Perfetto, ragazzi. Generatore attivato, abbiamo praticamente aperto la scala qua. Elettroscariche a massima potenza. Ok, allora dobbiamo attivare altri generatori qua. Guida della gabbia. Quel velociraptor non si muove finché non la ripareremo. Perfetto. Allora dobbiamo attivare tutti i generatori. Questa qui è praticamente la scena dove mettiamo il velociraptor all'interno del recinto. Questo gioco qua, ragazzi, ricordatevi che è un open world. Ditemi voi se dovevo aspettare un gioco serio su Jurassic Park dalla Nintendo, dalla Lego. La Lego è riuscita a realizzare il sogno di avere finalmente un gioco bello su Jurassic Park. Ma non solo su Jurassic Park, su tutta la saga proprio. Pazzesco. Ok, qui forse c'è qualcosa da rompere. Se me lo fa rompere. Cos'è questo? Ah, ok, abbiamo bisogno di un altro personaggio. Quindi dovremo poi rigiocare questi livelli. Vabbè, me li rigiocherò io, ragazzi, in privato. Volevo vedere qua dietro se c'era qualcosa. Intanto ho quasi distrutto tutto quello che ho trovato. Ci sono un sacco di cose da distruggere. Perfetto. Eccolo qua, l'ultimo generatore. Perfetto, dovremmo averli attivati tutti. Sì, abbiamo ottenuto anche un pezzetto. Qui dove si va? Ah no, non si può passare. Abbiamo ottenuto un pezzetto per... Come sapete, alla fine dei livelli c'è sempre da costruire una statuetta in tutti questi giochi Lego, no? E praticamente abbiamo ottenuto un pezzetto per costruire la statuetta di questo livello. Ok, cosa dobbiamo fare adesso? Aspettate che prendo Muldoon per vedere cosa dobbiamo fare. Forse dobbiamo sparare là sopra, forse. Vediamo. Devo cercare di capire un attimo cosa devo fare, perché ragazzi mi sto perdendo leggermente. Forse bisogna già cominciare a spingerla, forse. No, per il momento non ancora. Ok, perché c'è qualcosa da colpire con i proiettili là sopra, eh? Però non ho mica capito cosa... cos'è. Aspettate, forse se mi metto qua... Sì, perfetto. Ok, sì, ma abbiamo distrutto una lampada. Ah, era per completare il... un pezzo del, praticamente, diciamo, tappeto per spostare la cassa. L'altro dov'è? Ok, devo andarlo a cercare. Devo andarlo a cercare, ma secondo me è qua in zona. Cos'è che ho raccolto? Una mappa. Vediamo dove dobbiamo andare. Dove mi sta portando, ragazzi? Ah, erano nascosti qua sotto. Spettacolo. Bisogna anche indagare. No, no, ma è veramente un gioco pazzesco. Forse l'unico che può tenergli testa, ragazzi, è... Tornate avanti. L'unico che può tenergli testa probabilmente è Operation Genesis per il PC. Ok, allora, facciamo che raccogliere un attimo questi pezzettini qua. E poi, insieme agli operai, spostiamo la gabbia. Dai, ragazzi, spingete! Su, 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 forza! Dai! Dai, 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 su! La scala della gabbia è inceppata. Perfetto. Immetti di nuovo il codice di sicurezza. Ecco, te pareva. Allora, dai, utilizziamo l'omino qua, va. Buona fortuna. Proprio Joseph... non capisco quel pannello. Joseph Brown dovrebbe chiamarsi, mi sembra. Ah no, serve Muldoon. Ok, allora utilizziamo Muldoon.
Ok, perfetto. Ah, ok, ci fa vedere i tasti che dobbiamo premere. Ok. Cos'è che è? La X e il cerchio? Allora, triangolo X e quadrato, ok. Triangolo X e quadrato. Perfetto, codice attivato. Ok, qui si apre praticamente la scala per salire sulla gabbia. Mandiamo naturalmente Geoffrey Brown. Spero che la pronuncia sia corretta, ragazzi. Ok, attivala. Voglio vedere le scene veramente più cruente come le hanno sviluppate. Perfetto, c'è il filmato. Cosa fa questa salsiccia? Attenzione al velociraptor, attenzione. Ok, qua sposta la gabbia. Ah, ok. Ok, ok, spettacolo. Sta mangiando la salsiccia. Ma no, con lo scopettone no, ma non ci credo, dai. Ma guardate che roba, con le banane. Spettacolo, non c'è niente da dire. Sì, con lo scopettone la uccidono. Ma dai. No, la salsiccia. La salsiccia. Ok. Quindi in teoria nel gioco Lego Brown si è salvato. Ecco il ragazzi, il mio personaggio preferito, Greg. C'è una bicicletta, ho trovato. Magari uno degli altri siti ha trovato. Spettacolare. Andiamo a vedere, ragazzi, va. Ok, Ellie e Grant. Grant veramente è il mio personaggio preferito, ragazzi. Ok, andiamo a vedere negli altri siti se hanno trovato qualcosa. Intanto abbiamo raggiunto un checkpoint. Sì, ho fatto. Dai, vediamo. Devo solo continuare a scavare. Oh, ma insomma, era lì. C'ero quasi. Vediamo. Cos'è che hai trovato? Un velociraptor. È in buone condizioni. Voglio un riconoscimento parziale. È praticamente mio. Ok, chi è che deve andare qua? Vediamo se deve andare Ellie. Sì, deve andare lei. Guardate che roba, può camminare sul velociraptor. No, utilizziamo Grant, dai. Allora, vediamo cosa c'è di qua. Ok, devo utilizzare lei per andare sopra. No, caspita, sono caduto giù. Ma non può prendere a pugni le piante, Ellie? Ci deve pensare Grant, ragazzi. Ci deve pensare Grant. Ok, Ellie, salta su, scusa. Vai. Grandissima. Grandissima. Ok, non cadermi giù di nuovo, mi raccomando. Ok, ok, prendi anche lei pugni qualcosa. Vediamo cos'è che costruisce. Probabilmente una scala per Grant. Una scala fatta con i scopettoni, ragazzi. Un altro velociraptor, attenzione. Muoviti. Prima di riuscire a dissotterrarlo sarò estinto. Dai, sii un po' più positivo, ce la facciamo. Adesso arrivo, eh. Ok. Allora, vediamo cos'è sta roba qua. Cos'è che serve? Ah, è un martello pneumatico. Dai, tira giù. No, serve Grant. Serve l'esperienza di Grant con i velociraptor. Vi ricordate la scena col ragazzino, ragazzi, quando gli fa vedere l'artiglio? Chissà se l'hanno messa dentro. Ok, attenzione a non cascare giù. Dai che andiamo a prendere anche quell'affare là. Vai Ellie, grandissima. Vai là. Ok, preso, perfetto. Adesso probabilmente dobbiamo tornare indietro. Sì, dobbiamo tornare indietro. Cos'è che fa Grant qua? Vediamo cosa costruisce. Ah, è una torretta, quindi è un tipo una missione secondaria, costruire quelle torrette lì. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere dall'altra parte. L'unica volta che dimentico. Qui c'è il DNA, cos'è che vuole sto qua? Ok, delle forbici. Allora vado un attimo a cercartele e te le passo subito, eh. Ok, qua c'è un po' di roba da distruggere. Scaviamo con attenzione questo fossile. Veramente, ragazzi, questo gioco qua me lo voglio godere a pieno con voi. Spero possiate apprezzarlo anche voi, perché veramente, oltre al film, che sono 14 anni che lo aspetto. Adesso non mi ricordo di preciso quando era uscito l'Operation Genesis, però ragazzi,
Ho giocato anche Jurassic Park The Game, però un gioco come questo qua della Lego era da una vita e mezzo che lo aspettavo. Perché veramente di giochi su Jurassic Park fatti bene ne sono usciti pochi, però avevano sempre quel qualcosa che mancava per renderli perfetti, diciamo. Tipo Jurassic Park The Game era troppo su binari, diciamo. Troppo su binari. Cosa ce ne facciamo di una tipo macchina per le pulizie, tipo? Ok, vai Ellie, vediamo. Cosa caspita ce ne facciamo? Ah, guardate. Ok, piazziamoci qua sopra. La prossima volta porto. Perfetto, era per praticamente sbloccare quello. Ok, distruggimi anche la carriola, grazie. Perché poi ragazzi, tutti questi cubettini qua che sto raccogliendo servono per sbloccare i personaggi extra. Io adesso vi dico subito che il gioco l'avevo preordinato, quindi i contenuti bonus me li hanno già dati. Sono praticamente 4-5 personaggi più un veicolo, se non mi sbaglio. Se non mi sbaglio, il veicolo riguarda soprattutto Jurassic World. Ok, altro velociraptor sbloccato. Li abbiamo sbloccati tutti, ragazzi. 15 centimetri, molto affilato sul dito centrale. Perfetto. Si è pure tagliato. Non so se queste qua però sono le voci. Pronti per un altro tentativo. Io li odio i computer. Sì, arriviamo, solo un secondo. Non so se queste qua sono le voci ufficiali dei doppiatori, ragazzi. Ok, forse dobbiamo passare di lì. Ok, dobbiamo tirare giù un paio di casse. Perfetto, allora, il tizio qua ancora lì che cerca. Ah, ok, ci serve ancora questo veicolo qua, che può usare però solo Ellie. O forse anche noi, no, vabbè. Dai, andiamo a vedere cosa sta cercando quel tizio lì. Poi ci sono altre cose da sbloccare anche. Gli siamo passati sopra. Gli siamo passati sopra. Ok, no, lì non c'è niente. Grant, puoi usare sta roba qua? Sì, ah, può usarla anche lui, perfetto. Sì, ma mi sono incastrato però. Ok. Ah, praticamente con L2 possiamo fare la retromarcia. Ok, prendiamo tutti sti cubettini qua. Ho sbloccato tutto, mi pare proprio di sì. Vediamo se posso aiutare sto tizio qua. Provaci tu. Fai attenzione, quella pure viene su del... Sai, come si dice? C'è proprio sulla punta della linea. Ok, dai, con l'artiglio tiriamo giù sta roba. Equipaggiamento delicato, ecco. Teneva su dell'equipaggiamento delicato. Perfetto. Scusa. Ok, di qui possiamo passare con entrambi i personaggi. Voglio vedere dove si va di qua. Aspettate, eh. Ok. Ok, dai, vai. Ma non posso salire? Aspettate, eh. Ok, ce l'ho fatta. Caspita, è facilissimo cadere giù. Beh, che è come camminare su un filo, praticamente. Ok. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Vabbè, a parte la scala per Grant, fatta di nuovo con gli scopettoni, però vabbè, oramai ci siamo abituati. Ormai non mi stupisco più di niente giocando a questi giochini qua. Ho finito anche Il Signore degli Anelli, ragazzi, tanto per darvi un'idea. Poi non ho giocato a nient'altro. Non vedo l'ora che esca l'altro che potrebbe essere figo, è Lego Worlds, che adesso per il momento è disponibile solo su PC in pre-alpha, cioè praticamente ancora in sviluppo. Però da quanto ho visto su internet, comunque dai vari video dei giocatori che l'hanno provato, è abbastanza già solido come videogame. Quindi se volete magari provarlo, considerate che acquistandolo adesso magari lo pagate un pochettino meno rispetto a quando uscirà in versione completa. E in più acquistandolo adesso poi vi daranno la versione completa senza doverlo ricomprare praticamente. Ok, abbiamo ricostruito quell'affare là. Faccio che completare anche le missioni secondarie, tanto sono abbastanza veloce. Mi raccomando ragazzi, supportatela questa serie. Perfetto!
Sentite la musica, veramente è spettacolare. John Williams ha veramente creato una colonna sonora unica. Unica, veramente unica. Perfetto, abbiamo raccolto abbastanza monetine per riempire la barra sopra. Perfettamente conservata. Davvero? No. A me quasi quasi comunque viene sempre voglia di distruggere anche i cespugli che trovo qua. Attenzione a non cadere giù, perché sennò devo fare di nuovo il giro. Ok. Qui dovremmo essere tipo alla scena in cui Grant non va tanto d'accordo, diciamo, col PC. Voglio andare da questa parte e vedere che cosa c'è. A parte roba abbandonata qua nostra, a parte cactus. Ok, ok, eccolo qua. Eccola qua la scena. Ruote, non una sola. E un manubrio. Ecco perché sei caduto, Dave. Non c'era il manubrio. Ah, ok, ok. Cosa c'è qua dentro? Cos'è? Ah, caspita, mi serve una torcia. Vediamo se posso entrare con Ellie. No, peccato. No, ma aspettate che ho sentito un rumore, però. Boh. Vabbè, magari poi lo vedrò io con i personaggi che sblocco. Devo trovarne uno con una pila, ragazzi. O magari troviamo la pila qua, eh. Quindi mi sa che con quell'affare lì dobbiamo andare lì. Perfetto. Ok, allora dobbiamo trovare il manubrio e la ruota. Vabbè, la ruota la troviamo, come immaginavo, dalla carriola lì. Perfetto. Grazie. Ellie, aggiungila. Grandissima. Prego. E il manubrio, vediamo se salta fuori da qualche parte. Oh, sto ragazzino qua ci sta seguendo, eh. Ah, ma dopo ci pensiamo noi. Attenzione, attenzione. Un oggetto affilato come un artiglio può essere usato per aprire un varco nel fogliame Lego premendo quadrato. Ok, grazie DNA. Quindi ci dà praticamente dei suggerimenti. Sì, me l'hai appena detto, grazie. Questo affare qua è già costruito. Dobbiamo costruire ancora questo qua. Perfetto. Ok, dai Grant. Ok, distruggi tutto. Abbiamo trovato il manubrio forse? Sì, abbiamo trovato il manubrio, ragazzi. Perfetto, costruiamo la machine. Fantastico. Ora sembra la figura di... Ok. Allora, nel film, per esempio, non la usava lui. La usava un altro tizio. Ok. Mi sembra di stare su un canguro, però. Ok. Perfetto. Ok, vediamo cosa abbiamo trovato. Bella la chitarra elettrica, più che altro. Attenzione, un elicottero, attenzione. Sta arrivando John Hammond. Eccolo, 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 ragazzi. Ok, è arrivato il tipo. Dai, ragazzi, attenzione, cosa sta succedendo? Un macello. È successo un macello. Ok, dai, Grant, scendi da lì. Perfetto. Posso fare paura al ragazzino, come avevo fatto l'altra volta. Cioè, scusate, come ho fatto nel film. Mi sono immedesimato troppo nel personaggio di Grant. Posso dargli almeno una testata? No, 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 non picchiare Grant, è lì, non picchiare Grant, oh. Ok. Perfetto, cosa abbiamo tirato giù? Probabilmente il materiale per costruirci la scala. Forse. Forse, eh. Cos'è? Anzi, anche meglio! Un trampolino, ragazzi! Spettacolo! Spettacolo! Niente da fare, Lego mi sorprende ogni volta, mi sorprende ogni volta. Spettacolo! Ok. Guardate, ha messo pure lo scorpioncino. Vediamo cosa c'è qua dietro. Perfetto, perfetto. Una parte del trofeo che poi sbloccheremo alla fine del livello. Allora, distruggi questa cabina, distruggi questo. Componiamo il pezzo finale, se riusciamo.
così abbiamo sbloccato anche l'obiettivo secondario. Ok, mancano un paio di pezzi, poi adesso andremo dentro la roulotte. Ok, dai Grant, dai, su, veloce, veloce, veloce. Cos'è questo? Aspettate. Che personaggio mi serve? Ah, probabilmente Malcolm. Forse. O forse un personaggio magari di Jurassic World, non lo so. Sì, prima mi sono sbagliato perché vedo sempre l'icona di... Ai, no, 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 sono cascato giù. Caspita, devo fare tutto il giro. Ah no, vabbè, sono vicino, sono vicino. Ok. Perfetto, grandelli, siamo tornati su. Vado solo a rompere le scatole a questi due qua, ragazzi, che stanno ancora cercando. Non picchiamoli però, poracci, non picchiamoli. Ecco, ne ho ammazzato uno, ragazzi. Vabbè, dai, non importa. Tanto si è ricomposto in 448. C'è una tenda là. Aspettate che vado dentro a vedere. Ah no, probabilmente serve Tim. Serve un personaggio piccolo. Ok, vabbè, non importa, dai. Ok, andiamo dentro la roulotte, ragazzi. Se mi dimentico qualcosa fatemelo sapere nei commenti. Ecco qua, ecco qua. John Hammond. Ho un'isola. Una specie di riserva biologica. È spettacolare, non ho... No, non sono gli stessi doppiatori, le peccato. Le nostre attrazioni faranno impazzire i bambini. Se riuscissi a persuadervi... Cosa sta facendo? A firmare una perizia sul fatto. Potrei rimettermi a galla. Spettacolo. Che razza di parco è il suo? Diciamo che è materia vostra. Guardate la zanzara, che spettacolo. Eccoci qua, signori. Andiamo sull'isola finalmente. Scavate dinosauri? Sì. Proprio quello. Ci proviamo. Sembra una rock star, come dicevano nel film, ragazzi. Avete l'abitudine al professor Malcolm. Soffre di un deplorevole eccesso di personalità, specialmente per un matematico. Causologo, causologo per l'esattezza. Spettacolo, ragazzi. Eccoci, eccoci, eccoci. Guardate, guardate l'isola, che spettacolo. È stata ricreata perfettamente. Ok, ragazzi, abbiamo finito il prologo. Perfetto. Qualcosa è sopravvissuto. Benvenuti a Jurassic Park. Perfetto, ragazzi, abbiamo terminato il prologo. Faccio ancora un livello, dato che è uno speciale iscritti, ragazzi. Poi naturalmente nei prossimi episodi vi porterò un livello per volta. Vero sopravvissuto abbiamo sbloccato, quindi ci danno un pezzo extra del mini kit. Quanti ne abbiamo? 3, 4. Ok, ce ne mancano altri. Perfetto, abbiamo sbloccato vari personaggi. Allora facciamo che saltare. Abbiamo sbloccato anche un veicolo. Il risponditore, il muletto, l'auto spazzatrice. Perché poi probabilmente potremo comprare anche questi qua. Pezzi di ambra non l'abbiamo trovato, non abbiamo trovato... Ah sì, 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 perché me li danno anche se completo la barra là sopra. Perfetto, ragazzi, procediamo nella storia. Probabilmente un pezzo del mini kit era nella caverna buia, dove non siamo potuti andare. Continuiamo la storia. Guardate che spettacolo anche i paesaggi. Sono stati ricreati a PC, ma ragazzi, qualcosa di spettacolare da vedere anche. Perfetto. Ok, qui andiamo a Jurassic Park. E di qua andremo a Jurassic World. Sono quasi tentato di andare direttamente, ragazzi, a Jurassic World, eh? Devo dirvi la verità. Sono quasi tentato ad andare a Jurassic World. Prendi pure il collegamento. No, 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 ferma, ferma. Ciccio, ferma. Ferma, ferma, ferma. Allora, prima, ragazzi, andiamo a Jurassic Park. Lo so, la tentazione è forte, però prima, ragazzi, voglio vedermi il film. E anche voi penso che non vogliate nessuno spoiler legato al film. È vero, mi ero dimenticato di dirvi che, o forse ve l'ho già detto, questo gioco qua è un open world, quindi probabilmente potremmo rigiocare tutti i livelli che sblocchiamo. Allora, questa qui è la mappa che ci permette di scegliere dove andare.
Perfetto, torniamo indietro. Allora, andiamo a Jurassic Park, ragazzi. Bene, come preferisci. Ma non importa. Eh no, scusa, prima vengo a Jurassic Park. Jurassic Park è leggenda. Jurassic World deve ancora diventarlo. Allora, rompiamo queste piantine qua. Poi saliamo sulle Jeep. Ragazzi, voi non potete neanche immaginare quanti disegni ho fatto da piccolo legati proprio a Jurassic Park. Saliamo sopra. Perfetto. Sì, non è corretto perché... ah, posso anche guidare. Oh, allora andate, ragazzi, su. Spettacolo. Allora, i personaggi non si sono disposti correttamente, però vabbè, non importa. Spettacolo, ragazzi, possiamo guidare. No, non ci credo, veramente spettacolare. Se servono pezzi di ricambio, prendili dal deposito e non dai pannelli di controllo. Aspettate che si è bloccato tutto qua. Avete bisogno di una mano, ragazzi? Ok, c'è anche qualcosa da scavare. Grande Grant che ha la pala. Ah, eccoli qua, eccoli qua. Sì, vabbè, ma ragazzi, ma come addetti al Jurassic Park fate un po' pena, eh. Poi non lamentatevi se scappano i dinosauri, eh. Ok. Vediamo. Chi è che poi... magari Hammond. No, aspettate, Ellie non penso proprio. No, serve John Hammond. Perfetto. Io, ragazzi, ho letto anche i libri della saga, sia Jurassic Park sia Il Mondo Perduto, perché, ragazzi, veramente sono innamorato di questa saga. Poi vabbè, c'è anche Ritorno al Futuro, che però è già più vecchio rispetto a Jurassic Park. La saga di Ritorno al Futuro, sì, di Back to the Future, è già più vecchia, degli anni 80, però anche lì, ragazzi, è una delle mie saghe preferite. Sono un appassionato di fantascienza, sì. Sono un appassionato di fantascienza. Ok. Dai, ripartiamo. Allora, dai, John Hammond, fai gli onori di casa. Intanto c'è un omino che si è incastrato, ragazzi. Ok. Qualcuno viene con me? O vado da solo? Dai, saltate su. Ok, adesso i personaggi sono disposti... ah no, giusto, non proprio correttamente perché... chiariamo una cosa. Ecco, adesso sì. I finanziatori che io rappresento sono molto preoccupati. Entro 48 ore, se non sono convinto, non lo saranno neanche loro. Mi faccio chiudere bottega, signor. Stai tranquillo. Potevano fargli dire la battuta, però, eh. Ok, ragazzi, vediamo qua. Questa qui è una delle scene più spettacolari del film. Dal Cretaceo, lo capisci? È impossibile che si trovi qui. Spettacolo, guardate come l'hanno ricreata. È una delle scene che da piccolo, ma sempre, anche quando me lo riguardo, mi fa sempre emozionare. Veramente spettacolare. È un dinosauro. Ci facciamo una fortuna con questo posto. Ecco, l'avvocato subito che pensa ai soldi. Che velocità. Il T-Rex va a 50 km l'ora. T-Rex? Mm-hmm. Lei ha qui un T-Rex? Uh-huh. Lo dica ancora. Un T-Rex? E figurati se non ce l'hanno. Professor Grant. Spettacolo. Mia cara professoressa Sattler, benvenuti al Jurassic Park. Bello, bello. In inglese, io ho visto il film anche in inglese, ragazzi, praticamente diceva con questa tonalità: Welcome to Jurassic Park. Era spettacolare, spettacolare. In italiano sono riusciti a renderlo bene, eh? Sia nel film, nel gioco, vabbè. Diciamo che su una scala da 1 a 10 l'hanno reso 8 e mezzo, dai. Ok, qui posso spaccare tutte le piante che trovo, però direi di non perdere tempo qua. Proseguiamo nella storia, ragazzi. C'è qualcuno con una pistola? Perché c'è qualcosa da sparare qua. Ma posso andare a vedere là da vicino i brachiosauri? Fatemi vedere un attimo, ragazzi. Fatemi vedere un attimo, poi proseguiamo subito, eh. Sì, non è che dovete venire per forza con me, eh. Comunque, vabbè, dai, ormai siete a bordo. Mi sa di no, mi sa di no. Peccato. Vabbè, dai, ne ho uno qua sotto mano. Se lo colpisco? Ah, non gli faccio praticamente niente.
Ok, vediamo dove dobbiamo andare. Mi sa che dobbiamo andare di qua. Oh no. Forse sì, sì. Che non si muoveranno finché non avranno installato gli ingranaggi. Per me non c'è problema, visto che da questa parte. Vabbè, ma ragazzi. Ok, mandiamo Ellie. Ma può salire o no? Ok, eccola qua. Dai, rompi ste casse, va. Diamo una mano a sti operai. Io non so cosa ci fanno tutti sti operai al Jurassic Park se poi non sono capace a far niente. Dai, dagli una mano. Ok, probabilmente adesso dobbiamo... guardate quanti punti mi hanno dato. Punti, pezzi Lego. Me ne hanno dati un sacco. Dai, non picchiarli. Non è colpa loro se non sono capaci a costruire un parco. E poi pretendono di tenerci i dinosauri dentro, ragazzi. Vabbè, lasciamo perdere. Non è poi alla fin fine colpa solamente loro. Chi è che deve intervenire? Ah, può farlo anche Grant. Ok, dai, tira giù ste casse. Tanto ormai lui è abituato a far crollare roba. Ellie, vai. Aspettate, devo avvicinarmi a Ellie. Ok. Non picchiarlo! Ah, questo gioco qua, ragazzi, potete giocare in due, se volete. I giochi Lego sono ancora dei giochi in cui è possibile giocare in due, se si vuole. Ok. Infatti, di solito i giochi sulla PlayStation sono sempre per uno, un giocatore solo. Al massimo si può giocare in più di uno, ma online, purtroppo. Sulla stessa console oramai i giochi multiplayer sono pochissimi. Però Lego, diciamo, è un'eccezione alla regola. Perfetto. Dai. Oh, ragazzi, però poi vogliamo essere pagati, perché vi stiamo costruendo il parco noi, praticamente. Posso andare anche qua? Oh no. Forse posso tirar giù. No, non posso far niente. Dai, Grant, fai che guidare te stavolta, va? Bella però, bellissima l'idea di permettere a chi sta giocando di poter guidare le Jeep, ragazzi. Bella, bella, bella. Mi piace proprio questa cosa qua. Mi piace veramente tanto. Ok, dove dobbiamo parcheggiare? Qua. Boh, io lascio la Jeep qua, ragazzi. Ciao, bella. Posso parlare coi tizi? No. Ok, lì probabilmente mi permetterà di nuovo di scegliere la zona del parco che voglio visitare. Però probabilmente si sbloccheranno man mano che andiamo avanti nell'avventura. Ok, scena in cui entriamo dentro il centro visitatori. Ok, cos'è questo? Il parco dei divertimenti. Ah, ok, perfetto. Più avanzato del mondo intero. Vanno avanti a scoppettoni. Ma ragazzi, un martello? No, eh. Pensavo avessero tagliato questa parte, ma non potevano tagliarla, ragazzi. È una delle parti più fondamentali del film. Vi mettete tutti a sedere? Una sola cosa. Sì, tranquillo, solo un secondo. A miliardi di filamenti di DNA, i mattoncini. Ok, qui praticamente ci spiegano come hanno creato i dinosauri. C'erano le zanzare come ai giorni nostri. A volte, ma l'hanno fatto bene, comunque, l'hanno ricreato bene come la cosa. La zanzara si posava su un ramo d'albero, restava invischiata nella resina che si fossilizzava. Con tecnologie fantascientifiche, gli scienziati di Jurassic Park hanno estratto il sangue che sta facendo. E ora possiamo creare un baby dinosauro. Buongiorno, Harry. Oh, buongiorno, signore. Esattamente in tempo. Dottor Wu che ritorna in Jurassic World. L'imprinting avviene. Mentre nel film, cioè scusate, mentre nel libro John, il controllo che state tentando. Mentre nel libro praticamente veniva ucciso da uno dei velociraptor. Una cosa che l'evoluzione ci ha insegnato è che la vita vince sempre. Che specie è questa? Ah, ecco il pessimista Malcolm. È un velociraptor. Guardate sono che letali bello automisi, che è. Letteralmente letali. Ho cacciato tutti gli animali dei quali si va a caccia. Ma come si muovono questi? 80-100 km l'ora. Di nuovo con queste salsicce, aperto. Basta con queste salsicce. Ecco, vai a prenderla, va. Hanno buona memoria. Attenzione, gli danno da mangiare, attenzione. Vediamo come l'hanno resa questa scena. La mucca è già preoccupata. Forza, ok, tranquillo, ci pensiamo noi. Vai, vai, vai.
Mi fa entrare? No, non mi fanno entrare. Allora, andiamo sotto. Andiamo sotto. Perfetto. Ok, allora io intanto continuo a raccattare monetine. Chiamiamole monetine, dai. Beh, queste gabbie non sono abbastanza grandi. Ma la pena una casa. Cosa hanno piazzato qua? Aspettate che do un'occhiata. No, perché nel film non fanno vedere tutta sta roba. Cos'è sta cosa qua? Bello che c'è anche un tizio lì addormentato. Ok. Qui c'è qualcosa. Ah, immaginavo. Ok, è praticamente letame. E naturalmente il personaggio da utilizzare è Ellie. Ok, qui siamo scesi. Questa zona qua praticamente l'avevamo già vista all'inizio del video, ragazzi. Sarà un video un pochettino lungo, però considerate che è uno speciale. I prossimi non saranno così lunghi, ve lo dico già. Lo faccio solo, diciamo, uno speciale barra anteprima. Chiamiamola così, via. Anche se non è proprio un'anteprima. Ok. Rompo ste robe così prendo le monetine, ragazzi. Allora, qui possiamo attivare. No, è già tutto attivo. Che l'avevamo attivato nel primo livello. Ok. Ok, perfetto. Madonna quanta roba da spaccare che c'è. Cos'è questo? Ah, guardate. Probabilmente perché comunque nel gioco, ragazzi, se non lo sapevate, si possono utilizzare anche i dinosauri. Quindi probabilmente il container qua, vedete che ci sono degli artigli. Adesso vi faccio vedere, sono un attimo che finisco la demolizione qua. È un demolisci costruisci questo gioco. Ok, vedete che ci sono degli artigli qua. Praticamente probabilmente il container si può aprire solo utilizzando un dinosauro praticamente. Beh, non male come idea, non male. Questo lo posso guidare? Posso guidarlo, ragazzi, posso guidarlo. Ma cosa mi serve più che altro? Ah, così proprio. C'è qualcosa qua dentro? No. Monetine solo. È solo così per dar la soddisfazione di guidare un muletto. Vabbè. Allora, torniamo dalla nostra mucca, va. Che sta per essere mangiata dai velociraptor. Questa roba qua si costruisce? Aspettate, aspettate, aspettate. Che cos'è, 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 cos'è? Sono curiosissimo. Va meglio. Ora aggiungiamo una mucca. Ah, ok, perfetto. Vedete? Fa parte del pannello. Cos'è che sta facendo? Cos'è quella roba là? Ok, quindi quello dovevamo costruirlo per forza. Prendilo. Ok. Dobbiamo seguire qua la traccia blu. Vediamo dove ci porta. Ok. Ah, dobbiamo. Ok, dobbiamo comporre il. L'affare lì per aprire il recinto delle mucche. Bella la farfalla che è appena passata davanti, fatta di Lego, ragazzi. Perfetto, allora, quadrato, triangolo e X. Quadrato, triangolo e X. Bello anche l'idea di questi codici che sbloccano le porte premendo i tasti correttamente. Ok, allora, andiamo a vedere questa mucca. Ciao mucchina. Allora, mi serve l'altro operaio. Ok. Perfetto. Ha dato pure un nome alla mucca. Ok, dopo che gli hanno dato un nome, io personalmente non sarei capace di darle in pasto ai velociraptor, onestamente. Ok, adesso come facciamo ad attirarla? Ah, gli saliamo proprio in groppa così. Beh, bello. Possiamo pure cavalcarla, spettacolo. Ok, perfetto. E adesso? E adesso che qua? Ah, ok, tutto automatico, tutto automatico. Perfetto. I velociraptor mangiano meglio di me. Adesso non esageriamo. Ok. Dai. Diamola in pasto ai velociraptor. Vediamo come hanno reso questa scena, ragazzi, perché veramente non lo so. Ai caramba, è già mattina. Hanno svegliato il tizio che dormiva. Perfetto, è pure scemo che è caduto giù. Vabbè. Dai, Muldoon, spara lì. Spara là. Ok, perfetto. Abbiamo sbloccato la scala. Vai. Dai, guida sta gru.
Perfetto. Ok, com'è che si guida? Perfetto. Ok. Vabbè, è abbastanza semplice come cosa. Ok, giriamoci verso il recinto dei Velociraptor, ragazzi. Perfetto. Ma fa tutto in automatico? Ah sì, fa tutto in automatico. Guardate, stanno arrivando i nostri eroi. Che stanno facendo? Li nutriamo. Wow. Cosa cacchio fa l'operaio? No, la mucca che guida la gru. Spettacolo. Spettacolo, guardate che roba. Quindi l'operaio andrà in pasto in Velociraptor. Guardate che macello. Boh, se lo sono mangiati. Ci sei mancato tanto. Ok, la scena dei nipotini la fanno qua. Ma no, non ci credo. Gli hanno tirato via i vestiti. Spettacolo, niente da fare. Solo la Lego riesce a creare queste robe qua. Non ci sono autisti? No, solo la Lego. Niente autisti, sono elettrici. Corrono lungo delle rotaie. Qui non si bada a spese. Perfetto. Benvenuti. Sì, però vi crolla mezzo parco, ragazzi. Non si bada a spese, però secondo me avete risparmiato un pochettino. Detto in due parole, l'effetto farfalla. Una farfalla batte le ali a Pechino e a New York arriva la pioggia invece del sole. Ecco, vede? Nessuno poteva prevedere che il professor Grant sarebbe saltato così da un veicolo in movimento. Alan! Ok, qui hanno saltato la scena però della pecora nel... cioè la capra, scusate, nel recinto del tirannosauro. Però c'è un'altra delle scene più emozionanti del film. Wow. Niente paura. La scena del triceratopo. È malata. Deve insistere, dobbiamo muoverci. Io resterei. Allora, Madonna, dammi un attimo il tempo per finire qui. Sapere certo che succede più o meno ogni 6 settimane. Dovrai vedere degli escrementi di dinosauro. Ok. Perfetto, siamo arrivati al checkpoint, ragazzi. Vediamo. Ok. Probabilmente mi ha già salvato in automatico. Allora, io direi, ragazzi, di concludere l'episodio speciale qua, perché siamo andati veramente tantissimo avanti. Alcune scene sono state tagliate, però vabbè, per non rendere il tutto troppo noioso, perché sennò avrebbero dovuto riempire di filmati il gioco. Ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Naturalmente vi ringrazio per tutte le iscrizioni, i commenti, i like che mi lasciate al video e sul canale. Spero che possiate apprezzare questo gioco come lo apprezzo io. Mi raccomando, andate a vedervi il film di Jurassic World, perché secondo me merita, soprattutto dai trailer che hanno trasmesso. Secondo me sarà fantastico. Sarà, diciamo, il film della generazione degli anni 10 del 21esimo secolo, ragazzi, secondo me. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. In descrizione potete trovare la mia pagina di Facebook. Ragazzi, stasera ci vediamo su Splatoon dalle 21.30 alle 22.30, mi raccomando. Fatemi sapere nei commenti quale dei 4 film, anzi facciamo dei primi 3, quale tra i primi 3 film di Jurassic Park, escludiamo Jurassic World perché è appena uscito oggi, ragazzi, quindi magari dovete ancora vederlo, vi è piaciuto di più. E ci vediamo nel prossimo episodio, sempre qui su Lego Jurassic World. Alla prossima, ragazzi!